Oggi mi trovo a Francavilla Fontana, pochi chilometri da Brindisi e da Taranto, provincia comunque di Brindisi, Siamo giusto al centro, tra Taranto e Brindisi. col maestro appunto in questione Salvatore Buongiorno. D'Ambrosio, da molti anni con Pizza Italian Academy, e oggi c'è anche un corsista. Tutto Antonio. bene, Antonio? Pochi giorni che ha iniziato, magari più tardi vediamo se è già in grado di saper fare qualcosa. Perfetto. Certo. In questo video generalmente non lo facciamo e non vendiamo farine per nostra scelta, però vogliamo fare una recensione lo stesso, in maniera totalmente, comunque sia da parte di Pizza Italian Academy, disinteressata, su questa farina. Sulla farina che vedo appunto Molino Casillo, e questo lo faccio solamente per aiutare quelli che già fanno appunto i pizzaioli, magari sono incuriositi. Usano un'altra farina e gliel'hanno proposta, o comunque hanno qualche idea, comunque vogliono scoprire. Com'è? Lascio la parola a te per questa recensione, molto veritiera deve essere, quindi vorrei che ci racconti pregi e difetti della farina che presentala bene, nome, caratteristiche che stai usando. Vai pure. Buongiorno, come ha detto il presidente Arturo Mazzeo, io sono D'Ambrosio Salvatore, istruttore di Pizza Italian Academy da qualche anno e oggi presentiamo la Casillo tipo 1 con germe di grano, una farina ricca di zinco e fibre e appunto col germe di grano all'interno, Ha un W. ha un W di 350. Perché io la uso per un prefermento. Ok. Usi solo questa? Uso la tipo 1 forte e la chiudo con la tipo 1 media in piccola percentuale. Ok. Da quanto tempo la usi? Sono 2 anni. 2 anni, il germe di grano all'interno, quando si apre il sacco, sprigiona un profumo e lo stesso profumo lo sprigiona anche al tavolo quando tagli lo spicchio per mangiare la pizza. Certo. Ok, dopo magari sarò curioso nella pizza che farai con questa, se veramente come dici tu. E prima che usavi, per saperlo, sei sempre la stessa marca, Prima, un'altra no, no, marca? no, prima ho cambiato totalmente marca. La verità, da un po' di anni ho usato varie tipologie di molini. Prima di questo usavo Molino Vigevano. Ok, allora, anche, so che appunto anche Vigevano fa un tipo con le germe di Col grano. germe di grano, sì. Forse l'hanno lanciata loro questa farina col germe di grano loro anni fa, Vigevano. E visto che prima usavi l'altra, che differenza hai trovato con questa? Perché Mi ha sei colpito il passato a questa? profumo. Aprendo il sacco di farina mi ha colpito il profumo che sprigionava, aprendo il Proprio si sacco. Sì. sente, Sì. ecco, che in confronto all'altra proprio c'è differenza. C'è differenza anche a livello di colore, quindi a livello di quantità di germe, a mio parere, di più Ok, nella Casillo linea origine, perché anche questa la quindi è Casillo ok. ha uscito una nuova linea, Sì, appunto che si chiama origine. senza sapere il prezzo, perché tanto ogni zona d'Italia, comunque sia su tutte le farine, ha delle differenze di prezzo. Certo. Però rispetto alla quella che usavi prima, appunto, è questa. Il prezzo, questa è più alta, più bassa, uguale, che differenza c'è? Siamo là, forse leggermente più alto questa, Ah, quindi tu hai cambiato per, considerando, sapendo che comunque questa costa di più. sì. Quindi questo comunque è un esempio per dire che forse magari è una cosa ovvia, non si cambia per forza per il prezzo, ma si cambia pur spendendo di più perché Non è una mia comunque, politica, ecco, va e poi dare il nel tuo caso prezzo, non è non è nemmeno una una tua mia politica, politica. ecco, quindi non ha cambiato per il prezzo. Considerando che io cerco di Ecco. fare una pizza napoletana e la maggior parte dei prodotti che devono caratterizzare la pizza napoletana, come il fior di latte, come il pelato, io li faccio arrivare da Napoli, Sì, dal mio carissimo fornitore, ok. M Prodotti Tipici, Sì, che voglio fare un abbraccio, ok. dove prendo il fior di Agerola. Ok, ah, quindi Uno, usi sì. solo Agerola usi? Ok. Sì, uno dei migliori fior di latte campano. Sì. E il pelato San Marzano DOP Sì. dell'Agro Sannese Nocerino sono oltre all'impasto, i prodotti principali che caratterizzano appunto
la pizza napoletana in Puglia. Ok. Io direi continua pure nella recensione, ma dopo facci vedere anche una pizza Assolutamente, napoletana, con la resa TV1. appunto con questa a casillo. E qua vedo scritto fonte di Fonte di fibra fibra. naturalmente ricca di zinco. C'hai, magari sai qualcosa in più in merito a quello che loro scrivono qui? Sì, Perché è questo fonte di tutto. Sì, fibra sì. naturalmente ricca di zinco, se ce lo puoi dire, se lo sai, se te l'hanno detto, ecco. No, è totalmente vero. È una farina molto ricca di proteine, e quindi una tipo 1 già è meno raffinata, quindi Sì. mantiene Quindi le sue caratteristiche, diciamo quasi come una è semi-integrale. una, ripetiamo, tipo 1 Tipo con 1 germe di con grano germe di grano, dentro. sì. Ecco, ok. Pregi e difetti? Ecco, ti chiedo, I pregi li stai difetti, dicendo, ma c'ha diciamo, qualche difetto oppure no? Diciamo, non so, sulla lavorazione, su altre cose. Può darsi anche che tu non riscontri difetti, ma te li chiedo. al momento, che ormai sono 2 anni che la uso, i difetti quasi non li vedo più. Giustamente all'inizio uno deve capire il tipo di farina che usa e allora Sì. cerca di capire il metodo, come lavorarla. Ma sono arrivato a un punto che cioè, ci intendiamo e ormai lavoro senza problemi. Io Ok. E che tipo di impasto fai? faccio un prefermento al 50% di 24 ore, poi la chiudo e una lievitazione di 12 ore. Ok, benissimo. Panetti da Da quanto? 2,50 a 2,60. A questo punto ti metti vicino a lui adesso che ci fa una dimostrazione. Sei ancora alle primissime armi perché solo qualche giorno, però anche tu stai imparando a fare l'impasto su questo tipo di farina. Non ti chiedo come ti trovi tutto perché tanto sei un corsista, non sei ancora neanche pizzaiolo, quindi il tuo parere conta fino a un certo punto, però comunque a questo punto ci dai una dimostrazione, ci fai una bella pizza. Che pizza ci fai? A scelta tua, eh? Ecco, non so, una Facciamo margherita una o qualsiasi altra, decidi bella tu. Ok, bufala, una bella regina, una margherita con perfetto. mozzarella di bufala. Come Perfetto. vedete, si presenta così il panetto con la farina tipo 1, sembra una farina integrale, in realtà è una semi-integrale. Adesso andiamo alla stesura del panetto. In gergo campano, questa è l'ammaccatura. Una volta che abbiamo allargato e entrano le due mani dentro, andiamo ad allargare col metodo napoletano detto slap. Pomodoro San Marzano, DOP dell'Agro Sarnese Rocerino, frantumato rigorosamente a mano. Basilico fresco in cottura tra il pomodoro e la mozzarella, in modo così da non bruciarsi. Mozzarella di bufala campana DOP. E un filo d'olio Evo. Grazie.
Adesso procederò al taglio del cornicione e mi dirai se il profumo è quello sperato. Andiamo oltre all'assaggio, alla prova a profumo, come Prova hai detto tu. profumo. Con questo spicchio in mano caldo di pizza è molto profumata, Profuma. non solo per la farina, devo dire, ma anche per tutto il resto, specialmente che c'è sopra. E mi accingo a chiudere molto velocemente questo video perché me la vado direttamente a A mangiare. Noi gustare. ci vediamo nel prossimo video. Complimenti, oltre ad aver scelto Pizza Italiana Academy, ad aver scelto anche questo maestro, perché questo è quello che imparerai a fare alla fine del corso. A questo punto continuate a seguirci e vi rinnovo l'invito a tutti quelli che vogliono imparare a fare una pizza del genere e vi trovate in zona Taranto, Brindisi, contattateci. Questo è il maestro Salvatore D'Ambrosio. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.